Una manciata di sonniferi. Un po' d'alcol. E via. Tutto finito. Se n'è andata così. Lasciandomi una lettera sul comodino. Lorenzo, che stai facendo? No, ti prego, non farlo. Lasciami stare. Ha scritto che non voleva più gravare su di me. Che poi uno alla mia età non può vivere una vita così faticosa. E che poi lei stessa non voleva continuare a vivere come una storpia. Che l'ha fatto per entrambi. Perché era meglio così. Questo ha scritto. Brutta stronza. Non dovevi andartene. Lorenzo, ascolta, lo so che stai male, ok? Lo so, non ci sono io ora con te. Lascia perdere quella merda. Stare accanto a Lorenzo, vedere quanto amore ci fosse tra lui e sua madre, mi ha fatto cambiare completamente prospettiva sui miei problemi. Soprattutto sul rapporto con mia madre. Tu hai fatto tanto per me. Adesso lascia che sia io ad occuparmi di te. Ne verremo fuori. Le cose si aggiusteranno. Fidati di me, ok? Forse ho giudicato mia madre troppo in fretta. Ho capito che esistono così tante forme di amore ed altrettante manifestazioni dello stesso amore. Così quello che può sembrarvi un gesto assurdo, in realtà siamo noi che ancora non siamo riusciti a capirlo. E a volte pretendiamo dagli altri una comprensione che noi stessi non saremmo in grado di offrire. Sei sicuro di non volerlo denunciare? No, Rosy, meglio di no. In fondo poteva andarmi molto peggio, no? Poi da uno come lui c'era da aspettarsi una reazione simile. È il minimo che mi potesse accadere. Pensi che adesso non si farà più vivo? No. No, ormai è una storia chiusa. Non ti preoccupare. E grazie. Io mi sento un'altra persona. Una persona nuova. Fatta di nuove occasioni, nuove possibilità. Tutto questo lo devo soltanto a una persona che mi ha dato il coraggio di cambiare. E di chiudere definitivamente con il passato. Domani iniziamo a preparare l'aperitivo per gli amici di internet, eh? Che ansia! Quale ansia? Non lo so, ho paura di deluderli. Rosy, ma come puoi pensare di deluderli? Come? Tu sei stata capace di dare a me la possibilità di cambiare. Io per questo te ne sarò eternamente grata. Quindi ora lascia che sia ad aiutarti. Davide, io non te l'ho ancora mai detto, ma tu sei il mio primo vero amico. Mi fido di te. È bello potersi fidare di qualcuno. Forse era questo quello che mi mancava. Un amico. Un amico vero in carne e ossa. Qualcuno che mi facesse sentire speciale, che mi infondesse un po' di fiducia. Cioè, ragazzi, bastava questo. Bastava questo per farmi uscire da quel guscio telematico in cui mi ero chiusa. Stavamo chiamando, non ci avete sentito. Parlavamo dell'aperitivo che stiamo organizzando per gli amici di Rosy. Ma perché non venite anche voi? A me farebbe piacere. Non lo so. Qual è il problema? Avete già un altro impegno, eh? No, è che... Sono io il problema. È questo che non riesco a dire, giusto? Se da qualche tempo a questa parte ho cominciato a frequentare un ragazzo, a parlarci dal vivo, a starci insieme, per me è già tanto, ma è così difficile da capire. Io non ce la faccio a stare in mezzo alla gente. A me le persone mi fanno paura. Non so quello che pensano di me. Anzi no, lo so benissimo quello che pensano. Che sono una disadattata. Allora smettila. Nessuno pensa questo di te. Sono solo delle paranoie che ti fai tu, restando sempre chiusa in te stessa. Io posso dirlo perché a me hai dato la possibilità di conoscerti. Ma devi cercare di farlo anche con gli altri. Senti, io non voglio essere né un problema né un ostacolo per te. Se tu vuoi andare con loro, vai. Ma non puoi costringere anche me. Non capisci che anche Rosy aveva il tuo stesso problema? Penso solo che magari, stando accanto a lei, possa solo farti bene.
sì. Antonio ha ragione. Questo è soltanto un aperitivo. È proprio questo il problema. Per me non è solo un aperitivo. Voi non potete capire. Aurora, io ti capisco invece. Poco fa stavo parlando delle tue stesse paure a Davide. Non mi dare una risposta adesso, ok? Ti chiedo solo di pensarci. Ok. Dai, Ale, tardi, muoviti. Me lo spieghi che hai oggi? Niente. Hai detto che dovevi parlarmi di una cosa, no? Sì, dopo, non ora. E invece voglio che me lo dici adesso. Cazzo, non si può sempre stare ai tuoi comodi. Sai che c'è? È che se solo ti fossi interessato un minimo di più a me, avresti già capito tutto da solo. Ti ho detto che avevo avuto un ritardo, no? Ieri ho fatto il test di gravidanza. E allora? Qual è il risultato? Sono incinta. Non so se questa sia la cosa migliore o peggiore della mia vita. Non so se ho voglia di cambiare tutta la mia vita adesso così. Ma so che non voglio crescerlo da sola. Se decido di tenerlo, il bambino deve avere un padre. È mio? Ma solo questo ti interessa? Rispondimi. Non lo so. Non ti ho mai nascosto nulla di me. Possiamo fare un test del DNA, no? E se poi risulta non essere tuo, mi chiedi di abortire? Tu lo daresti lo stesso? Voglio che mi rispondi prima tu. Non lo so, cazzo. Non lo so. Come posso occuparmi di un figlio se fino a ieri la mia vita è stata un disastro? Io non sono pronto. Non me la puoi chiedere una cosa del genere. Ma non voglio perderti. Ho paura di sbagliare, di fare la scelta sbagliata. Io ho bisogno di te. Non voglio che mi rispondi adesso. Alla fine non so neanche io se ho voglia di tenere questo bambino o meno. Devo prima fare chiarezza con me stessa. Ragazzi, io finalmente sto bene. Sono cambiate tantissime cose in me in questo periodo con voi. Ma adesso è proprio questa la cosa che mi spaventa. Insomma, oggi è il nostro ultimo incontro e io ho paura che da domani le cose possano tornare esattamente come prima. Ho paura di ritornare a fare cazzate, anzi sicuramente farò qualche cazzata. Ed è per questo che non vorrei perdervi. È che ormai le vostre storie fanno parte di me. Le sento mie. Forse per voi non sarà così, ma io vi considero amici. Amici che finora non avevo mai avuto. Ho risentito il mio ex. Al telefono. Mi ha chiamata lui. Ed erano mesi che non rispondevo alle sue chiamate. Ma parlandoci ho capito che non era cambiato nulla. Che tornare con lui avrebbe significato essere di nuovo risucchiata in quell'inferno di alcol e violenza. Una duplice dipendenza, no? L'una che alimentava l'altra. Io solo adesso riesco a guardare al passato con lucidità. Davvero. Ma ancora non riesco a capire come ho fatto a scendere così in basso. Comunque è il passato. E io sono felice di esserne uscita. Ma non da sola. Grazie a due splendide ragazze che ho avuto la fortuna di conoscere proprio qui. Insieme a voi. Ce la fai tesoro? Sì, sì. Sicura? Tranquilla, tranquilla. Ok. Riesco. Okay. Ma non dovevi tenerlo un'altra settimana la stampella? Come vedi, riesco a fare senza. Della stampella umana che non riesco a fare a meno. Ragazzi, io sono viva per miracolo. Ero completamente ubriaca. E sta dritta contro un palo. Poi per fortuna in strada non c'era nessuno. Era notte fonda. Cioè io questo incidente l'ho visto come un segno. E da quel giorno ho deciso di cambiare. Anzi, ho deciso che non avrei neanche più bevuto una goccia d'alcol. Non lo farò mai più, lo giuro. Stando lì accanto in ospedale ho capito quanto fosse grande il legame che ci unisce. Io e Giusy siamo sempre riusciti a superare le difficoltà sostenendoci l'un l'altra. Se penso che stavamo per mandare all'aria tutto questo mi vengono i brividi. Mi fate incazzare proprio voi due. Perché?
Perché non ce l'ho mai avuto una sorella su cui poter fare affidamento. E a differenza mia voi non sarete mai sole. Eh no, qui ti sbagli. Adesso hai due amiche, eh. Anch'io ho deciso di smettere di bere. La paura che ho provato dopo l'incidente di mia sorella è stata, sì, come uno shock terapeutico. Adesso sono sobria e intendo restarci. È come se ci fossimo improvvisamente svegliati dal lungo incubo. Abbiamo capito che soltanto restando unite possiamo farcela. Grazie a quel maledetto incidente. Io e Miriana avremmo una cosa da dirvi. aspettiamo un bambino. No. Lo so, per me è un po' incredibile. Cioè, se penso che fino a ieri eravamo qui a parlare della perdita del bambino e oggi siamo qui a dirvi che lei è incinta. È la stessa sensazione come se avessi parlato alla vita e la vita mi avesse detto: guarda che non sono così stronza come credevi. E mi stesse dando un'altra possibilità, ma stavolta non la voglio perdere. Sarei un pazzo. È così cambiato, Francesco. Siamo così cambiati insieme. Il suo entusiasmo davvero è contagioso. Mi fa stare bene, mi fa sentire tranquilla. Pensate che è riuscito a trovare anche un lavoro. Nulla di eccezionale, ovviamente, come potrete immaginare. Però a volte, ogni tanto adesso, riusciamo anche a permetterci una piccola cenetta io e lui. Vi sembrerà una cazzata, ma se solo penso al fatto che fino a pochi giorni fa stavamo come due zombie strafatti sul divano, adesso è tutto così diverso. Ci sentiamo vivi, responsabili, sereni. Secondo te mi sento se parlo? Secondo me è ancora un po' presto. Però penso che riesca già a sentire il bene che gli vuoi. Quello lo sentirà per sempre. Sarò grato a questo bambino perché mi ha reso una persona migliore. E sarò grato anche a lei, alla sua mamma. Perché nonostante tutto ha scelto di starmi accanto. Non l'ho scelto. Era così che doveva andare. Non so. Era scritto. Io veramente non ho ancora capito se sia cambiato davvero qualcosa in me. Non so se questi nostri incontri mi abbiano migliorata in qualche modo. Io vedo tutti voi aver raggiunto un risultato tangibile. Io no. Io ci provo comunque a non essere più ossessionata dal mio aspetto. Ci provo, ma non so, non sento di avercela ancora fatta del tutto. Ad ogni modo di una cosa sono certa, che non voglio più apparire come la ragazza superficiale, attenta soltanto all'aspetto fisico. Non voglio più aspirare ad una perfezione a tutti i costi. Non voglio più cercare di sembrare quello che non sono. Vorrei guardarmi allo specchio ed accontentarmi. Ed essere fiera di quello che sono. Vorrei riuscire ad amarmi un po', un po' di più. Amarmi per quella che sono io, semplicemente. Non pensavo che la disintossicazione dai social fosse così dura. Cancellando tutti i miei profili ho cancellato quasi un'intera parte della mia vita. Sembrerà assurdo da dire, ma per me è stato come un suicidio. Adesso se esco per un caffè non prendo più milioni di like come prima. Semplicemente perché prendevo un caffè. Vi sembrerà strano, ma all'inizio per me non è stato per niente facile. L'assenza di like toglieva quasi un senso, un sapore a quel caffè. Ora però, quello che faccio lo faccio per me. Lo tengo per me. È come se sentissi il bisogno di fare qualcosa per la mia vita. Che mi faccia stare bene.
ho bisogno solamente di un po' di felicità come poi tutti del resto. E questo mi ha fatto capire quanto Tamara fosse importante nella mia vita, al di là poi del successo che la nostra coppia avesse raggiunto sui social. Di lei come persona e di noi come coppia vera. Vogliamo fare qualcosa di importante per noi. Solo per noi. Prenderci sul serio come coppia, assumerci delle responsabilità, non essere semplicemente qualcosa da ammirare. Come ha detto Edoardo, questo cambiamento non è stato facile da mettere in atto, ma è stato emozionante, perché ci ha costretto veramente, per la prima volta, a misurarci con noi stessi. Ci siamo sentiti uniti come non lo siamo mai stati. Non abbiamo più bisogno dell'apprezzamento degli altri per riuscire ad apprezzare la nostra vita. Quello che vogliamo dirvi è che noi abbiamo preso una decisione molto importante, che cambierà la nostra vita. Una decisione soltanto nostra, che almeno per il momento non condivideremo con nessun altro. Edoardo, Tamara. E Arianna, che c'è? C'è che oggi è il nostro ultimo incontro. E quindi? E quindi promettetemi che resteremo in contatto. Non voglio perdervi, non voglio perdere la vostra amicizia. Ma certo, scherzi. Guarda che non c'è nessun bisogno di dirlo. Anche noi non abbiamo nessuna intenzione di perderti. Guarda che stai fraintendendo tutto. Che cosa sto fraintendendo? Ti ho vista abbracciato con quella. Che altro c'è da aggiungere? Ma per me è soltanto un'amica. Una che frequentavo prima di conoscere te. Andre, lo sai. Se hai intenzione di stare con me, devi stare solo con me. Non posso vivere con questa confusione in testa. Non in questo momento. Sapete, ho smesso con gli psicofarmaci. Credevo anche di aver trovato un mio equilibrio. Ma non è così. Stare con qualcuno per me è troppo difficile. Probabilmente sbaglio io, ma che cazzo ci posso fare? L'idea di essere tradita a me mi fa impazzire. Non penso ad altro. E preferisco stare da sola piuttosto che vivere con questo dubbio. Ho paura che in questo modo possa crollarmi tutto di nuovo. Forse a volte sbaglio perché prima di te non avevo mai avuto una relazione seria. Forse non riesco a darti la tranquillità e la sicurezza di cui hai bisogno, ma per me in questo momento ci sei solo te. Ah, in questo momento? E quanto durerà questo momento? Sai dirmelo? Io non voglio far del male a nessuno. Sono completamente cambiato. Ad oggi posso dire di essere un altro uomo. Un uomo diverso. Un uomo migliore. Non ho più quel bisogno di cercare altre ragazze, non ho più quegli impulsi che avevo un tempo. Però la grammatica di una coppia ancora non la conosco bene. Per questo non so usare le parole giuste. Ma dentro di me so di amare una sola ragazza. E vorrei trovare le parole per farglielo capire. Quello che ho vissuto qui con voi è stato qualcosa di magico. All'inizio credevo che i nostri incontri non sarebbero serviti a niente. Ma mi sbagliavo. Sì, non so bene come spiegarvelo, ma mi sento una persona diversa. Sento di aver chiuso completamente con il passato. E quella che avete davanti oggi è un'Iris completamente diversa. Ormai è già una settimana che mi sono trasferita da Linda. In lei ho trovato una grande amica e una persona sempre pronta ad ascoltarmi. Da mia madre ho sempre ricevuto ostilità. Non sono mai riuscita a confidarle nulla. Forse è per questo che ho sempre avuto difficoltà nell'instaurare un rapporto di amicizia con una ragazza. Cercavo complicità negli uomini per riempire quel vuoto. Ma non avevo capito che dovevo soltanto affrontarli, i miei demoni, e non nasconderli a tutti. E grazie a Linda ci sono riuscita. Grazie a lei ora sono una persona nuova. Scusate il ritardo. Dovevo portare il bambino al nido prima di venire qui. Buongiorno. Buongiorno. Non ti preoccupare, Naomi. L'importante è che sei arrivata. Linda, continua tu. Iris ormai mi segue sempre durante gli allenamenti. Ormai è diventata la mia assistente perché siamo sempre insieme. E fa anche parte della squadra perché la amano tutti. Ed è bellissimo avere un'amica così. Anche perché lei mi ha aiutata a crescere, lei mi ha aiutata a cambiare e a credere in me stessa. Ma soprattutto mi ha aiutata a pensare che io potessi farcela anche senza usare tutte le sostanze che prendevo prima. E sembra strano a dirsi, ma è come se il suo appoggio e la complicità che ho con lei fossero, insomma, queste le cose adesso in grado di doparmi.
e la sua amicizia è più importante di qualsiasi altra iniezione. Comunque sia, ho deciso così di rimettermi in gioco, perché adesso mi sento veramente pulita. Ed è bellissimo perché è cresciuta in me la consapevolezza che se dovessi raggiungere un traguardo sarebbe perché è merito mio, perché ce l'ho messa tutta, perché ho messo in gioco le mie forze e il mio impegno. E quindi sento di poterli raggiungere, gli stessi traguardi di prima, però in modo onesto. E non c'è cosa più bella, perché vincere la gara con me stessa è veramente più importante di qualsiasi altra medaglia. Ok, sì, certamente. Grazie, grazie mille, buona giornata. Quindi? Prepara la valigia, si va in nazionale. Ma davvero, posso venire anch'io? Mi porti con te? Ma certo, dove vado senza la mia motivatrice personale? Devo ammettere che spesso la tentazione di giocare a qualcosa, a qualsiasi cosa, che sia una scommessa o un semplice gratta e vinci da un euro, per me questa tentazione è ancora molto forte, sì. Come succede con gli ex fumatori, no? Basta una sola sigaretta e sei punto a capo. Però per ora sono riuscito a resistere sempre. Perché la vita che facevo prima mi fa schifo. E poi, in fin dei conti, adesso io sto bene. Ho pagato tutti i debiti e sono a posto. È come essersi risvegliato da un incubo. Un incubo che, certo, a volte ancora torna a tormentarmi. Però, grazie ad una persona che ho conosciuto qui, quest'incubo sto riuscendo a tenerlo alla larga. A volte però mi viene da chiedermi, ma se questa persona dovesse improvvisamente allontanarsi da me, così, da un giorno all'altro, allora a me cosa succede? E se le cose stanno veramente così, allora posso veramente dire di essere guarito? Leonardo, io non voglio allontanarmi da te. Tra noi è nato qualcosa di speciale, no? Il sentimento più puro e sincero che possa nascere tra due persone. L'amicizia. E io tengo da morire la nostra amicizia. Per questo non voglio rovinarla. E non sono pronta ad avere una nuova relazione. Lo sai, non posso, non ce la faccio. Anche se sento di essere riuscita ad archiviare completamente la mia storia con Andrea, a non essere più dipendente dalla sua assenza, non ce la faccio. Se tu vuoi qualcosa in più da una semplice amicizia, sarebbe meglio che tu ti allontanassi da me, anche se questo non lo vorrei mai, perché ci tengo a te. Siamo cambiati entrambi grazie alla nostra amicizia. Quindi non buttiamo tutto questo. I miei genitori hanno deciso di separarsi. Mi dispiace, Davide. Deve essere dura, soprattutto in un momento del genere. La terapia ci sta cambiando, e in meglio sicuramente. Però almeno io mi sento molto più vulnerabile. No, a dire la verità io sono contento che si separino. Anzi, forse è anche meglio così. Ce la facevo più a sopportare tutto quell'odio in casa. Beh, le separazioni sono sempre dolorose, no? Anche quando sono necessarie. Uno punta tutto su una storia d'amore, no? Poi quando finisce è un fallimento. E fa male. Mi dispiace, ma io non ho nessuna buona notizia da raccontarvi. Per me non è cambiato nulla. Ho provato a smettere di prendere quelle maledette pillole. Proprio non riesco a sopportare tutto il dolore che ho dentro, che torna a galla, continuamente, a paralizzare le mie giornate. Giulia, aspetta! Che c'è? Ancora non mi hai dato una risposta. Ma perché non vieni con me? Io tra pochi giorni partirò di nuovo. Ho preso parte come volontaria della Croce Rossa in tutte quelle zone colpite dagli ultimi terremoti. So cosa significa una simile tragedia. Ed è proprio per questo motivo che non mi è difficile stare accanto a tutte quelle persone. Loro, proprio come me, hanno perso tutto. Ed è come una sorta di terapia, perché quando sono lì, in mezzo a loro, in qualche modo, il loro dramma cancella il mio. Alla fine, ci eravamo promesse che avremmo provato a smettere insieme. E io così ci sto riuscendo.
vorrei tanto che ci provassi anche tu. Non lo so, è che tutto quel dolore mi spaventa. Ma guarda che diverso. Quelle sono persone che hanno avuto il coraggio di reagire, di andare avanti. E potremmo imparare tanto da loro. Dai, almeno pensaci e fammi sapere qualcosa. Perderti di vista è l'ultima cosa che vorrei, specialmente in questo momento. Nemmeno io voglio perderti. Grazie, Sara. Grazie. Dai, accompagnami a fumare una sigaretta, almeno ti spiego meglio ogni cosa. Sono andato al cimitero a trovare mio padre. Non so perché ho avuto l'esigenza di fare questa cosa, ma l'ho fatta. Pensare che non andai nemmeno al suo funerale. Quando mi sono trovato lì, davanti alla sua tomba, io non sono riuscito a provare niente, nemmeno un po' di rabbia, nulla. Io e lui ci siamo donati solo violenza, la stessa che mi sono portato dietro per tutto questo tempo, e ho saldato il mio debito con lui. Questo perché ho incontrato una persona che finalmente mi apprezza. Una persona che ha saputo donarmi affetto. E io voglio fare lo stesso per lei. Voglio cambiare, convertire tutto l'odio che ho dentro. Lo voglio trasformare in bene, perché lei se lo merita. Io lo posso fare. E ora, grazie a lei, io non mi faccio più schifo. Riesco a guardarmi allo specchio. Se non vedo qualcuno che deve essere punito, deve essere distrutto, solo grazie a lei. Giuliano, avere cura di te è stata la mia vera terapia. Certo, essere riuscita per la prima volta ad aprirmi qui con voi è stato molto utile per me, ma è soprattutto nella vita vera, quella che affrontiamo tutti i giorni quando usciamo da qui. È proprio lì che mi sento davvero cambiata. Non ero mai riuscita a dire a mia madre quanto mi facesse stare male vederla soffrire. Il suo dolore non riuscivo proprio a capirlo. E quello che percepivo era solo la sua assenza, quella che era la sua incapacità ad avere un attimo di tenerezza nei miei confronti. Avevo sostituito il suo amore con un sacco di cose inutili, che in fondo non sono mai riuscita a riempire il mio vuoto, anzi, l'hanno allargato sempre di più. Pochi giorni fa abbiamo deciso di incontrarci, io e lei, da sole. All'inizio ero così spaventata e anche lei non mi sembrava molto a suo agio. Poi ci siamo abbracciate e quell'abbraccio, quel semplice abbraccio ha cancellato tutto, tutte quelle che erano le nostre incomprensioni, tutto quanto. È stato proprio Giuliano a convincermi a farlo. Da sola non ce l'avrei mai fatta. Siamo diventati un sostegno, l'uno per l'altra. E non siamo più soli. Vorrei chiederti una cosa, anche se un po' mi spaventa e ho paura di rovinare tutto. Giuliano, non c'è niente che possa rovinare il nostro rapporto. Puoi chiedermi quello che vuoi, lo sai. Anche un bacio. Riccardo, io davvero credo di essere stata una stupida a non capire quanto tu fossi importante. Sia per me che soprattutto per mio figlio. Che poi, sì, in realtà è stato grazie a lui che ho capito davvero quanto tu sia importante. Da quando sei andato via di casa, lui non ha fatto altro che chiedere ogni giorno solo di te. Io credo che questo sia dovuto al fatto che a suo modo lui avesse già cominciato a considerarti come il suo nuovo papà. Tu hai fatto tanto per me. Hai fatto tanto per tutti noi e io non posso che ringraziarti, perché adesso sono ogni giorno più convinta che io uscirò dal mio problema. Davvero. Ormai le terapie non sono più pesanti come lo erano all'inizio. Sto meglio. Per questo lascia che io ti chieda scusa per la reazione che ho avuto l'altra volta. Perdonami.
Sono io che devo chiederti scusa, Naomi. Avrei dovuto capire che stavi passando un momento difficile per via delle terapie. Come sai, anzi, come sapete tutti, anch'io ci sono passato. E so che significa. Uscire da questo problema che mi ha letteralmente ucciso, che mi stava uccidendo, è stata per me la vittoria più grande. E sono molto contento che anche voi siete cambiati molto. E chi pensa di non esserci riuscito? Beh, posso dirvi che siete così vicini alla vittoria. Siete riusciti a farvi forza l'uno con l'altro. E questa è una cosa importantissima. Rimanere chiusi in noi stessi è come rimanere imprigionati nel problema. Tutti abbiamo bisogno di qualcuno che ci salvi la vita. E non dobbiamo averne vergogna. Oggi è il nostro ultimo incontro. Sono fiero di te, Naomi. Sono fiero di tutti voi. Forza, dai! Diamoci un grande abbraccio. Dai, forza! Dai, un grande abbraccio, tutti quanti insieme, dai! Allora, ragazzi, quando sarebbe l'aperitivo? Sabato. Oh, iniziamo a preparare tutto sin da oggi, però, eh? Se volete, possiamo aiutarvi anche io e Antonio. Certo. Amore, allora hai deciso di andarci. Grande. È ancora valido l'invito per andare al cinema insieme? Permesso? Sì, sono per me. Prendiamo un taxi? Perché un taxi? Aspetti un bambino, no? Pericoloso andare in moto. Sono stato uno stupido prima. Scusami. Smettila. Ora che ci siamo trovate non dobbiamo perderci però, Ma non ci penso neanche. Proprio questo tipo di amicizia che dura per tutta la vita. Hai sentito cosa ha detto il terapeuta? Io ti capisco. Non siamo così diversi se Dio. No? So come aiutarti. Devi lasciarmi fare. Una sorella e un'amica sono per tutta la vita. Vero. Come potevi pensare che un bacio avrebbe potuto tutto? Perché mi sono innamorato di te. Ti amo, Giorgio. Che ne dite di una pizza? No, vabbè, la pizza no, raga, sono carboidrati. Arianna! Perché sto scherzando, Effettivamente anch'io ho una vita che non mi concedo una pizza. Andiamo a prendere qualcosa per il bimbo? Ma se ancora non sappiamo neanche il sesso! Ma ho letto che in questi casi basta scegliere il colore giallo. Il giallo è il mio colore preferito. E allora che aspetti? Andiamo. Ricominciamo tutto da capo. Ricominciamo tutto da capo. Sara, Sara. Ok. Ok cosa? Ho deciso. Voglio venire con te. Ma davvero credi che tuo figlio mi vede un po' come se fossi il suo nuovo papà? Sì, ne sono sicura. Perché anche lui per me è come se fosse mio figlio. Stop! Benissimo, ragazzi, benissimo. Il film è finito, siete stati bravissimi. Non era facile. Allora, innanzitutto, diciamo la verità, voi dovete molto alla pazienza di chi vi ha supportato. Per cui io vorrei che Massimo, vieni qua. La vostra meravigliosa coach. E poi chi ti ha messo la luce addosso, vieni. Adesso è il momento più importante. Non era facile perché pensare di essere nello stesso racconto, anzi più racconti, degli attori che interpretano dei personaggi, i quali sono attori che simulano di fare un film e alla fine si scopre che loro stessi erano attori di personaggi, di attori, insomma, complicato da decifrarlo. Siete stati bravissimi, avete messo tanta forza, tanta determinazione, chi più chi meno, e adesso c'è la vita. La vita è fatta di professionalità, è fatta di sacrificio, è fatta soprattutto di determinazione.
Se voi credete in voi stessi, qualcun altro crederà in voi stessi. Tanto la gente chiede soltanto una cosa, oltre al vostro talento, la vostra bellezza, la vostra purezza. Chiede di poter sognare. Fateli sognare e voi vincerete. Ovviamente per poter sognare dovete essere in grado di sognare voi. Non vi castrate, non vi censurate, non pensiate che i vostri sogni siano irrealizzabili, perché i sogni lo sono quasi sempre. E quando non si realizzano è solo perché noi non ci crediamo fino in fondo. Ricordatevelo, ricordatevelo. E ringraziamo Rossella, perché senza di lei tutto questo non esisterebbe.